Buonasera a tutti, sono Nathan e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo e forse anche finiamo, non lo so ancora, la nostra avventura qua su Resident Evil 4. Ok, no, vi ricordo anche che sì, siete persi gli altri episodi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento mi piace e di seguirmi anche su Twitch in live, dove Twitch dove vado in live ogni... Ah, ok, non si può mescolare. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21, a partire dalle 21. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Qua abbiamo un accecante, non mi interessa. Allora, proseguiamo? Boh. Non mi ricordo mica sto pezzo. Merda, Regenerados. Sì. I Regenerados, il fucile lo andrà a vendere soltanto quando prima dello scontro finale lo andrà a vendere il fucile, ve lo dico di già, e prenderò lanciarazzi, così se funziona con un solo colpo ben venga di uccidere il buon Saddler con un sul colpo. Vai. Oh! Porca miseria, sei duro a morire. Ok, devo ancora capire bene come eliminarli definitivamente i ragazzi qua, eh. Allora. Buono, buono, buono. Di no. Sembra di essere in Silent Hill con queste celle fatte in questo modo. Perché mi ricorda molto Silent Hill. Buono, potrei anche unirle. Ma l'erba così, cioè, cos'è che fa? Ah, ok, buono, buono. Beh, buono ugualmente, dai. Buono ugualmente. Ma nulla. Ormai dovremmo essere... Ah. Dovremmo essere alla... verso la fine ormai. Ah, di qua. Non avevo visto la cosa. Oh, buoni colpi del fucile. Mi metto un attimo la pistola. Poi rimangono pochi i colpi della pistola. Thank you.
un'ora. Bastardo. Ah. Ah, tu guarda di qui, te t'ho buttato giù così a gratis. Ah, sì. Revolver assolutamente. Ciao. Ciao. Oh merda. Venga, venga. Di bordello qua c'è. Oh ciao. E poi vado qua. Quanti colpi di revolver ci rimangono? 7 in tutto. Beh beh beh, male non sono, male non sono. Ecco sì. Non si può, una userei anche, guardate, se almeno. Che meno male che durante l'animazione non mi ha preso. Meno male che c'è questo errore qua. Meno male, meno male, meno male. Altrimenti era danno subito al 100%. Meno male, meno male, meno male, meno male. Allora. No. Basta, se serve. Medicinali. Arriva un pagnolo, dove vai? Tu passi in meno. Ma ci sono? Porca troia, che se ricordavo tutto sto portello qua. Bastardo. Ok, ho capito. Capito, vai su. Uno. Ah, va. No, vabbè, vabbè, vabbè. Fermi, fermi, fermi.
culo! L'ho presa! L'ho presa, l'ho presa, meno male. Il fatto è che bisogna... Non ho più colpi... Non ho più colpi! Fatto a non prendermi, non lo so. E meno io. Devo essere rapido, eh. Sono finiti! Mamma mia! È assalto questo! È un assedio era questo! Porca miseria! Allora. Dove devo mettere la scheda? Roba. Molto interessante. Sta registrando almeno sta a fare, spero di sì. Ok, sì. Registra, registra, registra. Andiamo un po'. Vediamo. Si va di qua. Va di qua, non so se va dall'altra parte. Pare di no, eh. Allora, sto girando un turno. E questo l'ho. L'ho capito. No, devo trovare il coso dove quel tizio aveva levato la scheda e il posto. Forse qua? Ah, di qua, forse. Ah, eccola qua. Vabbè, sì, mettila. Oh. Ora. Si va a pigiarne uno. E si va a premere l'altro, che non mi ricordo dov'è. Pare qua sopra, possibile. No, c'è nemmeno stato. Oh! Buono. Mi sto perdendo. Mi sto perdendo. Perché sbaglio io, evidentemente, a... il posto dove devo andare. Ah, eccolo qua. Sì. Un bottone. Ok, quindi ora dovremmo prendere e...
E andare di qua. Ok, ci siamo, non mi sono perso, non ci siamo persi. Isso. Wow. Proprio wow, eh? Tu sei... Uli! Bello usare la cosa alla testa. Ashley! You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. È un problema, scusa, I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Oh, the audacity of youth. Un po' dove avevamo preso la tecnica lì della velocità che si vede con Wesker. Questa è Ada, palesemente Ada. Però non gli ha fatto nulla, credo. Si è un po' incazzato, eh. Chi si è fatto uscire dalla mano, eh. Sì. Si è parecchio arrabbiato. Non gli frega niente. Zero. Sì, e quello continua a camminare come se nulla fosse. Ma non credo che ci vuoi tornare, visto che c'è lui di là. Leon, che cavolo vai a dire? Giù. Non so. Oh, promemoria di Lewis 5. Sin dalle fasi iniziali della ricerca abbiamo tentato di mettere a punto una procedura sicura per rimuovere le Plagas. In seguito abbiamo scoperto che il vero obiettivo della ricerca non era la rimozione della Plagas dai corpi infetti, bensì trovare un metodo per rendere le Plagas ancora più resistenti ai tentativi di eliminazione. Alla fine siamo riusciti a scoprire che le Plagas possono essere rimosse esponendole a speciali radiazioni. L'unico svantaggio di questo metodo è che si tratta di un trattamento molto doloroso, perché la plaga si infiltra nei nervi, c'è il rischio che l'ospite... Ah no, poiché la plaga, infatti non mi tornava, poiché la plaga si infiltra nei nervi, c'è il rischio che l'ospite perda conoscenza. Inoltre, se la plaga è già adulta, la procedura di rimozione può costare la vita all'ospite, ma probabilmente la morte è un rischio che si può correre se si pensa all'alternativa. Beh, se si può eliminare in modo easy, ma allora. Welcome. Allora, io non vendo nulla per il momento, anche perché abbiamo una marea di soldi. Oddio, no, forse potrei potenziare un po' di roba, sapete. Allora, vediamo cosa vende il signore. Tu sarai mio. Tu sarai mio. What are you buying? Allora. Is that all? Is that all? Thank you. Thank you. Un po' di potenziamo un po' le armi, che altrimenti qua, ragazzi. What are you buying? Se poi devo andare a ammazzare
Aspetta, abbiamo una marea di oggetti. Se prendo, aspetta, intanto quanti colpi c'ho del... Ho 7 colpi del coso. Io ho la potenza ancora. Da Broken Butterfly. Oh, al massimo. Al massimo. Ma non c'è il fatto di salvare. Strano. Cioè, siamo già arrivati alla fine, volete dire? Ma io... Noi andiamo. Poi quello che succede, succede. No, vabbè, se allora, se sono arrivato al boss finale, ricarico di nuovo il coso. Ricarico di nuovo il salvataggio perché volevo fare... Dai. Oh merda. Vieni via, Ashley, vieni via. Ah, aiuto. Vai così. Poi un altro colpo così. Un altro così ed è morto. Ce n'è più? No, comunque penso che prima dello scontro col boss finale... Comunque c'è il salvataggio. Per forza ci deve essere comunque il salvataggio. Cioè ci devono permettere di salvare, dai, non ci credo che non si può salvare. Ah. Ah, ok, no, aspetta che salti qua. Vabbè. Buona a sapersi. This hunk of junk? Ah, ok. This Leon. Sì. There's only one way to find out. Capito You dove sono. operate. You sure you want to do this? Insomma, è che c'ho molta scelta. All right. Questa è la morte, quindi. Here goes nothing. Vedete. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. Ma va, sono il Right. protagonista, altrimenti che... Guess I'm up. Il gioco finisce così, no, scusi. Ma... Vai. Sta bene anche lei. Okay. Prima l'abbraccio, poi gli dice vai But I via, think poi lo it's time we go riabbraccia, è home. contento di vederlo. Ma va a capire, guarda. Oh, fine capitolo. 88% di colpi mandati a segno, 80 nemici uccisi. Buono, buono. E tra l'altro mi sono anche dimenticato di fare il salvataggio dell'inizio dell'episodio. Porca miseria. Vabbè, tanto comunque sta... Siamo alla fine, eh? Ci sa anche che... Questo sarà anche l'ultimo episodio, chi lo sa, chi lo sa. Magari verrà un bel po' lungo, ma...
Oh, siamo alla fine allora, penso. Mi sa di sì. Quindi prendiamo, facciamo i giusti cambiamenti. Ossia, Welcome. Got a selection. Ci vendiamo. What are you selling? Io mi venderò la pistola. Allora, prima di Come fare back danno, anytime. salviamo. Vendo, compro quello che devo comprare e poi... Tanto, allora, i colpi della pistola ne abbiamo 6. What are you Potenza della buying? pistola 1, no. 6.5 e 9. Allora, What are you ci selling? vendiamo questi. Is that all? Ci Thank you. vendiamo la granata, beh, la granata no, lasciamo resto a queste. Ci vendiamo il percursore. Ah, thank Ok. you. E ci What are you compriamo buying? il lanciarazzi. Strength. Oh, finalmente dunque, però mi sa che non c'è spazio. No, ho sbagliato il percussore. Puttana. No, voglio uscire. Dov'è per ricaricare la partita? Poi vedi appunto perché ho voluto salvare. Capitolo finale, comunque così siamo alla fine. Allora, volevo vendere il fucile, non il Welcome. percussore. Ho sbagliato Got a io, scusate. selection. Allora, Good quindi day, what are you vendi. selling? Vendo le munizioni del Is fucile that all? e Thank you. questo, Ah. e ci What are you compriamo buying? Va, andiamo a, cioè, scarto questo, tanto ormai siamo alla fine, chi se ne frega del coso. Sì. They come back Nell'equipaggio. anytime. E andiamo a concludere questo meraviglioso e bellissimo gioco. Forza. Dai. Something's not right. Ashley, you stay here. Sinceramente non mi ricordo se il lanciarazzi uccide il boss finale con un solo colpo. Ciao, Ada, vedo che sei... che Ada! sei messo abbastanza bene. Better try a new trick, 'cause that one's getting old. Che mira, mamma mia. You okay? I Basta am. bene, sì, vai, sta molto meglio di te. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Tu Hollywood dici? movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. Hai It's visto? my È Hollywood, profession. I'm ragazzo, the è mica woman il suo from a paesino world of clichés. sperduto. Ada, stand back. Azzo. Io non mi ricordavo che diventava così, cioè sì, me lo ricordavo che era un mostro, ma cazzo non così. Beh, questo già ha mangiato chissà quante plaga. Schifo. Comunque. Addio, Sadler.
Ah no! Merda, non lo ammazza con un colpo! Porca miseria! Beh, quindi battaglia finale. Ragazzi. Ho capito, dammi tempo di manovra, ragazzo. Oh. Forse ho sbagliato, sapete? Forse ora dovevo ammazzarlo. Beh, sto tranquillo, dai, abbiamo una marea di... secondo me di qua... Vaffanculo. Oh merda. Sotto l'India. Allora, fatemi curare a modo. Fatemi mettere... va ammazzato così piano piano, mi sa, No, non ho fatto un tempo a schivarlo, bastardo di Sadler! No, è chiuso! Meno male che ho... Sì, vabbè, vabbè. Sì, poteva lanciargli forse il lanciarazzi. Non ho visto, cavolo, i tasti da premere. Sì, una granatina, che dite? Mi fa effetto, secondo voi? Oh sì, cazzo, è di fa effetto. Guarda, se tira anche un'altra, ne ho un'altra qui, bella bellina. Toh! Che però ho sbagliato, palesemente. Io spero che solo sta stadio, cioè non c'è anche il secondo. Ah, perché ci vuole premazzare le lanciarazzi speciali. Dove cazzo erano lanciarazzi? Fermi. Non voglio davvero rischiare di... Cos'è lanciarazzi? Cazzo noia. Usa questo. Dov'è? C'è lo speciale, ho capito, vedi? Lancia l'altro.
Sorry, Leon. Vabbè, era palese, Leon, dai, se te sei talmente tonto che ti fidavi di lei, dai, dal secondo che ti fidi e ti prende in giro. Non mi ricordavo che c'era anche la fuga rocambolesca all'ultimo. Very cute. Dai, no, sei solo te che sei rincoglionito e ti fai sempre prendere per il culo da lei, eh. È palese. Giù. È a palese. Che ti avrebbe fregato, dai. 100.000 punti. Era palesissima la cosa. Era palesissima. E amici, siamo arrivati in fondo, quasi a... No, ormai siamo arrivati in fondo a questo meraviglioso titolo. Muoviti che prima esploda tutto. Male. Dai, dai, ciccia, andiamo giù. Hang on, sweetheart. Ah, devo anche guidare, porca miseria, che se lo ricordavo questo. Vabbè, abbiamo le cure, una marea, quindi non dovrei assolutamente temere niente. Allora, così corta la cosa, ha tracciato. No! No, dai, non è così corto, era più lungo, ma ricordavo. Infatti! Ti sembrava strano che era finito così. Troia, porca troia, siamo morti! Dai di qui, cazzo, non ci voglio credere! Muoviti, dai! Ashley, muoviti! Vero. Ui. Dai. Ah, crolla di qua. Cos'è che sbaglio? Devo stare per il limite con l'acceleratore? Per non farmi prendere dalle onde, impossibile. Sempre all'ultimo pezzo, poco prima della fine, ti fanno dannare sti giochi, eh. Sempre così, eh. Sempre così. Accelerò un manino, che devo dire, ragazzi. Intendevo. Ah.
fuori. Bene. Anche per fatturare 41 minuti e 7 secondi. È proprio. Quando doveva finire l'episodio, abbiamo anche terminato il gioco. Almeno c'è una cosa positiva. Non può. No. Mission accomplished, right, Leon? Not quite. Why did I still have to get you home safe? Già. E se venisse di nuovo rapita come al suo solito, che succede? How about we do some overtime? Dice il tipo. Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. E abbiamo terminato Resident Evil 4. Sembra che ci ho messo meno episodi del primo. Del primo a completarlo, sapete. Quindi sembra che il primo Resident Evil l'ho terminato con Jill intorno a 27-28 episodi, mi pare. Questo di meno. Non mi ricordavo queste scene. Bello. E veramente bello, prima dell'uscita di Resident Evil 7, questo per me era l'ultimo vero Resident Evil, l'ultimo vero gioco della saga. Il quinto, bello, ma è una fotocopia di questo, messo in un altro ambiente, con un'altra storia, ma è una palese fotocopia del 5, del 4, scusate. Resident Evil 6 è uno dei pochi titoli di Resident Evil che non ho avuto la voglia di finire. Non avevo la curiosità di finirlo, di vedere cosa che succedeva. Proprio no, non mi ha dato niente. E quindi è lì nel dimenticatoio proprio. Cioè, no, fatta come Fast and Furious, no? Ora, io ero rimasto, tipo Fast and Furious, no? A Tokyo Drift, no? E i primi film, compreso Tokyo Drift, no? E appunto erano centrati, giustamente, no? Sulla customizzazione delle macchine, sulle corse clandestine, no? Di notte, così. Va a vedere gli ultimi, almeno dal trailer, perché non ho visto. Mitragliatori, carri armati, sparatorie. Ma che è diventato? Così che è Resident Evil. Poi fortunatamente è arrivato il settimo, che un po' ha risollevato le sorti della saga, normale, con questo cambio drastico dell'inquadratura dalla terza alla prima persona. E c'è un motivo secondo me perché l'hanno scelto, perché se voi andate a vedere ora tutti i giochi horror, gli ultimi più o meno, sono tutti in prima persona, perché la prima persona anni fa era un po' una novità, quindi la terza persona con inquadrature fisse ha fatto scuola, ha fatto famose le saghe, appunto Resident Evil, di Silent Hill, ma anche altri tanti giochi horror comunque famosi, che si sono ritagliati un po' il loro piccolo spazio nel mondo. Però, ragazzi, ora siamo nel 2021. Quanto può far paura l'inquadratura fissa in un angolo? No, invece un gioco horror in prima persona è molto più d'impatto, è molto più diretto. Quindi, secondo me, hanno fatto anche bene a fare Resident Evil 7 in prima persona. Anche perché hanno svecchiato un po' il genere, no? Che comunque ha sempre visto la terza persona. E quindi, questa prima persona, secondo me, è riuscito più a immedesimare i giocatori nel protagonista, nel personaggio, ok? E poi non è un gioco horror vecchio, ok?
Oh, stavo leggendo qui, bellissimo. Oh, Hunnigan. Hunnigan, is that you? Oh, ciao. Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. No, Leon, sei sfigato. Ecco, è quello il tuo problema. È quello il tuo problema. Comunque, dicevo, secondo me il 7 hanno fatto veramente bene a metterlo in prima persona e non più in terza. Oh, allora, vediamo. Ho 81% di colpi mandati al segno, 846 nemici uccisi, 53 vite utilizzate, 16 ore, 51 minuti e 48 secondi per completare l'intera avventura. Assolutamente sì. Adesso può comprare un lanciarazzi infinito di una Matilda dal negoziante. Meraviglioso. Io salvo. Salvo nel primo. Quindi ho proprio completato. E niente ragazzi, io spero che questa serie vi sia piaciuta. Come al solito poi ci sarà il vlog di aggiornamento di cosa ci sarà nella prossima serie. E niente, quindi ci vediamo ad un prossimo video sempre qua sul canale. Ciao!